Il comune di Isernia ha riattivato il servizio con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile di consegna della spesa alle persone in quarantena. Paolo Rabona, lei è il direttore della Caritas. C'è stata una ripresa anche della vostra attività in questo senso, vista la recrudescenza della pandemia? Sì, diciamo che la Caritas diocesana di Isernia Venafro non si è mai fermata rispetto alla pandemia. Siamo stati sempre attivi sul territorio per portare viveri e beni di prima necessità alle famiglie isolate e in collaborazione anche con la Protezione Civile, a volte con la Croce Rossa, altre abbiamo cercato di sopperire alle mancanze fisiologiche di una famiglia in isolamento. Poi, insomma, la pandemia ha fatto sì, ma in tutta Italia, quindi anche da noi, ha procurato un aumento della crisi economica e quindi una fisiologica crisi della povertà. E quindi come Caritas abbiamo pensato di fare, soprattutto sotto Natale, una distribuzione più capillare di beni, grazie alle eccedenze dei supermercati, ma anche alla provvidenza che è arrivata copiosa. Abbiamo pensato di fare non solo i soliti pacchi viveri, ma anche una distribuzione di buoni spesa, buoni carne, cesti natalizi e per la prima volta, per il primo anno, cosa che non era mai stata fatta in diocesi, anche la distribuzione di buoni pizzeria e buoni ristoranti, cioè le famiglie che non potevano permetterselo potranno andare con la famiglia a mangiare, a passare una giornata diversa in uno dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Food is Green, che permette e permetterà diciamo, un intervento sempre più radicale sul territorio. Lei che opera in questo mondo da tanti anni, cosa avverte in un momento delicato come questo? Quanto è aumentato il peso della povertà in una città come Isernia e nell'intera diocesi? Sicuramente abbiamo registrato dei dati preoccupanti, non solo a livello di una povertà economica, ma probabilmente quello che ci preoccupa, stando anche ai dati Istat di previsione annuale, sono gli aumenti delle patologie psichiatriche, tant'è che noi abbiamo investito anche in questo con l'apertura dei conti nelle farmacie per l'acquisto soprattutto di medicinali di psicofarmaci e abbiamo chiesto l'aiuto a psichiatri, a psicoterapeuti che gratuitamente offrono il loro servizio alle persone da noi segnalate.